Un saluto a tutti amici di androidworld.it. Abbiamo qui davanti a noi Samsung G70 Wi-Fi 5.0. Si tratta di un dispositivo della famiglia Galaxy di Samsung, ma non è uno smartphone, è un lettore multimediale. Lo schermo è da 5 pollici, la versione Android è la 2.2. Abbiamo... Tanto ve lo sblocchiamo. Ok. Troviamo un processore single core da 1 GHz, 512 MB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibili con micro SD, ovviamente presente la Wi-Fi, altrimenti non ci sarebbero altri tipi di connessione. La risoluzione è 480x800, la tecnologia dello schermo a 5 pollici è Super Clear LCD. Non è particolarmente sottile, anzi abbastanza spesso. Questo perché la batteria è da 2500 mAh, quindi un'ottima batteria per un'ottima autonomia. La Wi-Fi è di tipo N, ovviamente è presente il DLNA. Quindi abbiamo detto che questo è un Galaxy vero e proprio della famiglia Samsung, Android 2.2, ma non ha funzioni telefoniche, quindi non ha slot per la SIM. Ha comunque un microfono e uno speaker per poter fare telefonate VoIP via Wi-Fi. L'esperienza d'uso è quella di Android standard, l'interfaccia, ecco, vediamo subito, l'interfaccia è quella TouchWiz standard di Android, quindi sfondi animati, se riusciamo, possibilità di mettere gli widget, qualcuno personalizzato da Samsung. Ora, ok, prendiamo un paese a caso. Ha solo ora qualche problema nello stare appoggiato al tavolo. Comunque, quindi dispositivo multimediale pensato per internet, musica, video e fotografia in parte, nel senso che è presente la fotocamera. Vediamo di bloccare questa rotazione. Vogliamo però noi cominciare subito con l'audio, è il punto fondamentale di questo smartphone, che è molto buono sia senza cuffie che con le cuffie in dotazione che avete visto nell'unboxing. Scusate, abbiamo detto audio. Quindi cominciamo con la musica. Andiamo a cercare qualcosa da farvi ascoltare. Il player è quello standard di Samsung, con delle ottime sorprese. Doppio speaker stereo. Volume molto alto e altra gradita sorpresa, l'equalizzatore. Ora è normale, possiamo mettere per esempio aumentare i bassi o personalizzarlo. Quindi chi cercava l'equalizzatore finalmente è arrivato. Possibilità anche di impostare la quantità dei bassi e aumentare o diminuire l'effetto 3D. Insomma, sono molte le impostazioni per gli amanti della musica. Il player assomiglia in parte a quello di Apple, ma comunque è quello Samsung che abbiamo visto su tutta la famiglia Galaxy. Possiamo anche usare, essendo un dispositivo multimediale avanzato, con il Bluetooth, il Bluetooth 3.0, quindi possiamo ascoltare la nostra musica stereo con le nostre cuffie Bluetooth, se ce le dovessimo avere. Mentre la musica prosegue, troviamo la possibilità di fermarla e anche farla ripartire direttamente dalla barra delle notifiche e premendo sulla cover accedere all'album. Nella schermata di blocco schermo c'è qua sopra una parte della copertina, possiamo trascinarla giù anche a schermo bloccato oppure fare un tap centrale sul tasto home, che è fisico al contrario di questi due laterali, e gestire la musica anche da qui. Ovviamente non possiamo accedere al player completo per evitare, diciamo, di metterlo in azione inavvertitamente. Quindi la parte audio è assolutamente promossa. Andiamo a vedere la parte video.
Parte video. Supporta la riproduzione di VIX, non supporta la riproduzione di MKV. La qualità del video è molto buona, la risoluzione non è altissima, ma assolutamente più che buona per guardare i nostri video preferiti. Riprende ovviamente da dove siamo rimasti. Andiamo a vedere la navigazione del browser. Andiamo a vedere Android World, è presente il Flash Player ovviamente, che potete scaricare dal market, quindi diamo per scontato che anche questo è presente, come tutta la suite di Google. Cioè, nell'esperienza giornaliera dispiace non potersi connettere in ogni momento tramite OMTS, ma dopo tutto se ci fosse la connessione OMTS allora veramente non avrebbe più senso distinguere i prodotti. Galaxy S2 per esempio da questo è un lettore multimediale o piccolo tablet come lo volete chiamare, mentre invece ovviamente quell'altro è uno smartphone vero e proprio. Lo schermo grande aiuta moltissimo la digitazione, ovviamente sembra una banalità, ma a noi piace dirlo perché con schermi molto piccoli a volte è difficile digitare correttamente, non su questo G70. Stiamo caricando Chrome OS World per vedere un sito in versione full, connessi ovviamente in wifi, lo ripetiamo, perché la wifi è l'unica possibilità per connettersi di questo dispositivo. Caricamento è quasi completato. Attendiamo il completamento, ok. La fluidità è abbastanza buona. Pinch zoom altrettanto buono, con qualche piccolo glitch nello zooming, molto meglio invece il doppio tap. Questo dispositivo è palesemente messo in contrapposizione con l'iPod Touch di Apple, è quella fascia che Samsung vuole diciamo andare a coprire con questo G70. E in quella fascia lì è comunque molto buono perché ha uno schermo molto grande, una batteria molto capiente, ottimo per la musica. Ottimo anche per i video, non ottimo per i giochi, non tanto perché non possa eseguirli, perché li esegue in modo eccezionale, ma perché ovviamente non c'è la stessa disponibilità di giochi rispetto ad un iPod Touch. Non abbiamo per esempio potuto provare i giochi 3D più complessi, per esempio quelli di Gameloft, perché non essendo questo un dispositivo ancora ufficialmente nella lista della Software House, non ci è stato possibile testarlo in quei termini. È comunque ottimo per giocare, quindi tutti i giochi che risultano poi essere compatibili sono assolutamente molto fluidi, come vedete, e su uno schermo così grande anche molto molto godibili. Quindi la fascia in cui si va a posizionare questo G70 è quella di chi vorrebbe un lettore multimediale con Android, ha già un suo telefono, magari anche come si usa dire comunemente il Nokia da 10 euro, come si suol dire, e lo va a accompagnare però con un dispositivo Android come questo, che ha tutte le funzioni appunto del sistema operativo di Google. Eccetto in questo caso la possibilità di chiamare e di connettersi in OMTS. Quindi se andiamo nelle applicazioni, vediamo che è presente il Samsung Apps, il Market di Android qui nella versione quella ultima, quella nera, la galleria tridimensionale, caricheremo gli scatti e il video registrato da questo dispositivo su
sul nostro sito androidworld.it, l'archivio per poter accedere ai file in memoria, un registratore, il software per il DLNA che ci permette, attraverso un televisore compatibile, di visualizzare i contenuti di questo G70 sul nostro televisore, un task manager, il software Quick Video per effettuare, andiamo a vedere, video riprese in streaming, si suol dire. Ora, sì, esatto, ma anche video videochiamare, ora non l'abbiamo testato. Lo Smart View per collegarla all'omonima funzione dei televisori di Samsung, il solito mini diario e il memo presenti su tutti gli smartphone di casa Samsung. In generale siamo molto soddisfatti da questo dispositivo, ci è piaciuto molto, l'unica cosa non è sottilissimo, lo ribadiamo, però dopotutto è il peso anche letteralmente da portare per una batteria da 2500 mAh. Un saluto a tutti da Ciso per androidworld.it. Thank you.